Benvenuti a tutti gli utenti di EveryEye a questo nostro nuovo gameplay commentato. Si dedica, come già potete vedere dalle immagini che scorrono a schermo, a Strider, nuovo titolo sviluppato per conto di Capcom dal team Double Helix. Il gioco è, come i più attenti di voi sapranno, una sorta di reinterpretazione di un classico arcade uscito, se non sbaglio, nel 1989. Ne recupera sostanzialmente i ritmi, insomma, lo Strider originale era un titolo molto molto rapido e compulsivo, e anche questo vuole essere altrettanto, insomma, cadenzato. Tuttavia, rispetto, insomma, a quello che era il gioco originale, questo Strider non recupera l'impostazione arcade a livelli, ma anzi si configura come un esponente del sottogenere, diciamo così, che viene definito Metroidvania. Viene definito Metroidvania perché appunto titoli di riferimento, insomma, i titoli più importanti di questa categoria videoludica sono alcuni degli episodi più importanti di Castlevania, fra cui citerei ovviamente il bellissimo Symphony of the Night, e poi Super Metroid e tanti altri titoli della serie Nintendo. Si tratta, alcuni di voi già lo sapranno, però lo spieghiamo per chi dovesse essere un attimo a digiuno. Si tratta di prodotti che si focalizzano su esplorazione e backtracking e che quindi permettono, diciamo, sono ambientati in una consistente, in una mappa consistente, e permettono appunto, procedendo e andando avanti, di scoprire nuovi potenziamenti e nuovi gadget che permettono poi di accedere a nuove sezioni della mappa. Quindi c'è un senso di progressione, diciamo, bisogna tornare sui propri passi dopo aver recuperato nuove caratteristiche e procedere così. Anche questo Strider è un titolo appartenente a questa categoria, non troppo, diciamo, in voga in questi ultimi tempi. L'ultimo esponente, insomma, del genere è stato, probabilmente l'ultimo che io ricordi con piacere, è stato lo Shadow Complex di Chair Entertainment, che uscì solo su Xbox 360. Poi Epic Games decidette, insomma, di spostare il team di sviluppo su un altro progetto, che è Infinity Blade. Secondo me ci abbiamo un po' perso, magari. Chissà, però, magari un altro Shadow Complex potrebbe arrivare magari su piattaforma next gen. Per il momento ci contentiamo di questo Strider, che anzi è un titolo sicuramente ben sviluppato, molto ben curato, sia sotto il profilo della giocabilità che sotto il profilo del level design. Quello che potete vedere, che avrete già intuito, insomma, guardando questi primi momenti di gioco, è che oltre all'esplorazione, uno dei pilastri importanti del gameplay riguarda proprio il combattimento. L'azione di gioco è rapida e compulsiva e gli scontri sono all'ordine del giorno. Questa duplicità, insomma, questo suo concentrarsi sia da una parte sull'esplorazione, sulle fasi platform, e dall'altra sugli scontri, è probabilmente uno degli aspetti più riusciti della produzione. Qui vediamo uno dei primi combattimenti un po' più complessi, che poi ci permetterà appunto di, eccoci, aiuto, che poi ci permetterà di ottenere uno degli upgrade di cui vi parlavo. Qui vediamo di riuscire a disfarci di questo robot e poi così procediamo e vi spieghiamo più nel dettaglio quella che è la struttura di gioco. Qui stiamo giocando a normale, il livello di difficoltà non è elevatissimo. Il consiglio per i puristi è quello di cominciare subito a difficile. Quelle che vedete sono alcune delle prime, dei momenti, dei primi momenti di gioco. Noi abbiamo già finito l'avventura, recuperando, insomma, quasi tutti i potenziamenti, ma per farvi vedere, insomma, per evitare di spoilerare qualcosa e farvi vedere la prima parte, abbiamo
cancellato il salvataggio e ricominciato. È stato un atto d'amore nei vostri confronti che speriamo vogliate ripagare con un like, un tweet, una condivisione, qualsiasi cosa. Comunque, l'abilità che abbiamo preso è questa qua, l'attacco in caduta, che ci permette a questo punto di rompere delle botole dei ponti e quindi di raggiungere delle zone della mappa che magari prima non potevamo raggiungere. Gli altri due potenziamenti che abbiamo conquistato all'inizio dell'avventura sono un colpo caricato, lo vedete qua, e questa scivolata. Uno degli aspetti probabilmente più interessanti, insomma, di Strider è che ognuna delle abilità che scopriamo ha un riscontro non solo nella possibilità di esplorare più approfonditamente gli ambienti. Qui, ad esempio, l'attacco in caduta permetteva appunto di spaccare alcune delle aree della mappa e quindi raggiungere livelli inferiori. Ma tutte le abilità, come dicevo, hanno anche una loro utilità in combattimento. Ad esempio, l'attacco in picchiata può essere utilizzato, ecco, per liberarsi di un nemico mentre stiamo cercando di oltrepassarlo con un salto. In questa maniera, entrambe le anime della produzione, quindi quella legata all'esplorazione e poi quella legata invece al combat system, si evolvono parallelamente. Cambia l'approccio al gioco e in generale è insomma, un bel plusvalore perché il senso di progressione che ne deriva è abbastanza piacevole. Ora noi continuiamo a procedere. Un altro degli aspetti che potete notare è uno stile grafico abbastanza particolare. Ad esempio, ecco, qui vedete che quando uccidiamo un nemico, il fumo o anche alcuni degli effetti speciali sono realizzati in cel shading. Quindi è un tocco un po' stravagante, se vogliamo, insomma. Lo stile complessivo funziona bene, è molto spettacolarizzato, ci sono, come potete vedere, un sacco di esplosioni, frammenti, elementi particellari che schizzano da ogni parte. E in più c'è questo piccolo tocco di classe che dà uno stile un po' particolare, un po' diverso dal solito, a questo titolo. Dal punto di vista artistico, quindi, diremmo che Strider, ci ha convinto. Eravamo un po' preoccupati, insomma, all'inizio, dopo le prime prove, perché non sapevamo se tutto il titolo sarebbe stato all'altezza. E diciamo, se nelle fasi avanzate dell'avventura sarebbe rimasta magari un po' di monotonia. Invece il team è stato bravissimo a caratterizzare tutto l'ambiente di gioco. Ora, quello che vedete qui sotto, vi faccio vedere un attimo, è uno dei collectible. Qui ci stiamo un attimo allontanando dalla strada principale. Andiamo qua sotto e recuperiamo uno di questi oggetti nascosti all'interno dei livelli. Questo in particolare è una nuova sfida sopravvivenza. Infatti, citiamo per dovere di cronaca che oltre all'avventura principale, che comunque è bella lunga, è possibile sbloccare una ventina di sfide arcade legate o a degli scontri particolarmente difficili oppure a degli spezzoni della mappa che vanno attraversati entro un certo tempo limite, dimostrando quindi un buon utilizzo di tutte le caratteristiche, di tutte le abilità speciali del nostro ninja. Stavamo dicendo dello stile. Dunque, quella di Strider è un'ambientazione molto particolare, insomma. Questi primi momenti di gioco ricordano molto per impostazione, come potete vedere, sembra quasi di trovarsi in un regime dell'Europa dell'Est. Tuttavia, poi il team ha voluto inserire una serie di elementi molto molto eterogenei. Ci sono cyborg, ci sono ninja, ci sono laboratori, ci sono persino degli zombie. E quindi, insomma, è un miscuglio abbastanza eterogeneo, diciamo così. E a conti fatti, sembra proprio che il team abbia voluto con questa ambientazione un po'
non, insomma, che raccoglie un sacco di influenze, abbia voluto celebrare quelli che erano lo stile complessivo che andava molto molto di moda negli anni 90. Quella che avete appena visto era uno dei potenziamenti segreti, ce ne sono tantissimi nascosti per le aree di gioco, e quindi per chi vuole completare il titolo al 100% e quindi potenziare al massimo il suo Strider, il lavoro da fare sarà molto. Vi faccio vedere anche la mappa, giusto per darvi un'idea. Ecco, questa è tutta l'area che abbiamo appena attraversato. In realtà si tratta solo di una delle varie aree di gioco, come potete vedere ce ne sono tantissime. Il titolo è anche abbastanza longevo, noi a difficoltà massima, difficile, ce ne sono tre, diciamo, cioè facile, medio e difficile, a difficoltà difficile siamo riusciti a completarlo in una decina di ore, sbloccando, come vi abbiamo detto, quasi tutti i potenziamenti. Penso che a normale duri un po' meno, probabilmente, però 7-8 ore sono garantite, che per un titolo in digital delivery mi sembra, molto francamente, una durata più che dignitosa. Insomma, ci sono prodotti che vengono venduti a prezzo pieno che sono meno longevi di Strider. Il costo del gioco è di 14,99€, lo trovate sia su piattaforme old gen, PlayStation 3 e Xbox 360, che su piattaforme next gen. Ovviamente non aspettatevi in quest'ultimo caso un titolo con una grafica che valorizzi al meglio le potenzialità dell'hardware Sony o Microsoft di nuova generazione. Il titolo è pensato per PlayStation 3 e Xbox 360 e poi è stato prontamente trasportato anche su next gen. Qui andiamo avanti, ci stiamo avvicinando ad uno dei boss, così vi facciamo vedere anche quello. Sì, eccoci qua. Dunque, questo è uno dei primi boss. Come vi dicevo, appunto, le influenze artistiche sono molto eterogenee. Qui sembra un personaggio uscito da un manga giapponese. Gli scontri con i boss sono tutti abbastanza ben tenuti. Non difficilissimi, direi. Però bisogna comunque studiare le routine degli avversari e cercare di evitare gli attacchi, altrimenti la barra della vita tende a svuotarsi abbastanza in fretta. Qui adesso è un attacco speciale che abbiamo preso in pieno. Dopo questo boss andremo a recuperare uno dei potenziamenti di cui vi abbiamo già parlato, che ci permetterà poi di raggiungere una nuova area della mappa. Eccoci. Si tratta di una mossa speciale, in questo caso si chiama Option C, e come vedremo ci potrà essere molto utile in combattimento, ma ci permette anche di spostarci, come vi facciamo vedere, e tornare a un'area sopraelevata della mappa e poi proseguire in quella che è l'avventura di Strider. È molto piacevole il sistema di combattimento, che è abbastanza rapido, tecnico, richiede una buona prontezza di riflessi e una rapidità d'esecuzione sempre ben tenuta. Qui, ecco. Ovviamente, come avete potuto vedere, questo commentary non è in diretta. Tuttavia, se avete qualche dubbio o qualche, insomma, curiosità, potete lasciare un commento nello spazio qua sotto e io cercherò di rispondere in modo da insomma, soddisfare tutte, insomma, spiegarvi meglio, insomma, quelle che sono le caratteristiche del titolo.
Io spero che in questa mezz'oretta che passeremo insieme già si capiscano quelle che sono le specificità di Strider. Ecco. A me il titolo è piaciuto molto. In generale, la stampa specializzata sembra averlo gradito, chi più chi meno, diciamo così. Io nella recensione che potete trovare su EveryEye gli ho assegnato un voto bello alto, un 9, proprio perché, insomma, per me è stata una piacevole sorpresa. Il gioco è ben sviluppato, longevo, divertente. Io lo sto giocando adesso per la seconda volta e devo dire che lo trovo sempre stimolante. Quindi non vedo perché non premiarlo, soprattutto dal momento che si tratta di un gioco che, come dicevo, appartiene a una categoria che sta, diciamo, non è molto in voga ultimamente, insomma, probabilmente nella generazione scorsa non è che ci siano stati troppi esponenti del genere, e quindi a me è piaciuto molto riscoprire un approccio un po' classico, bidimensionale, insomma. Però abbastanza modernato. Devo dire che Double Helix ha fatto un ottimo lavoro sia nel riproporci qui Strider, sia nell'altro titolo che ha sviluppato recentemente, che è Killer Instinct per Xbox One. Questa sessione che avete appena visto ci ha portato ad ottenere un paio di potenziamenti totalmente facoltativi. Questo spero, insomma, che vi abbia almeno dimostrato che anche per chi vi vuole, insomma, seguire, vuole, cioè non vuole necessariamente seguire la missione principale e vuole potenziare al massimo il suo ninja, le cose da fare sono abbastanza. Dicevo, Double Helix ha fatto un ottimo lavoro, è uno sarà insomma, uno dei motivi perché ha convinto Amazon ad acquistare il team di sviluppo. Se non lo sapete, insomma, è notizia di qualche settimana fa che Amazon abbia intenzione. Qui ci ha preso in pieno. Scusate un attimo, fatemi. Ecco. È notizia, dicevo, di qualche settimana fa che Amazon voglia avvicinarsi al mondo dei videogiochi, e per farlo ha acquistato un team, diciamo, uno studio di sviluppo che gli permetterà poi di avere quindi prodotti esclusivi per quella che sarà la sua console. Si vocifera basata su Android. Questo team è proprio Double Helix, cioè quello che ha realizzato questo Strider. E non nascondiamo che dopo aver giocato a questo titolo ci sembra quello di Amazon un acquisto sicuramente indovinato. Direi che qua possiamo procedere per vedere se riusciamo a farvi vedere in questa mezz'oretta che abbiamo a nostra disposizione almeno un altro boss. Qua, come vedete, ci spostiamo in profondità e raggiungiamo un'altra sezione della mappa. Dirigiti alla zona residenziale. Ok, dunque qui dobbiamo. Quella che vedete qui alla sinistra, questa è una porta che attualmente non può essere aperta. Ovviamente per aprirla serve uno dei potenziamenti che vengono recuperati nella parte successiva dell'avventura. Cioè, qui stiamo morendo, speriamo di riuscire. C'è veramente di tutto. All'inizio, insomma, si ottengono i potenziamenti che avete visto, poi c'è un doppio salto che speriamo di ottenere battendo il boss alla fine di questa sezione. Poi ci sono anche kunai da lanciare, quindi diciamo pugnali da lancio giapponesi. E successivamente si trovano anche quattro lame speciali. Ora, quella che vedete qui è una delle cutscene
non ci sono spoiler particolari, quindi diciamo che la lasciamo andare. Come potete vedere, però, nei primi piani le texture denunciano un po' una povertà di dettaglio abbastanza evidente. Ovviamente, insomma, non è da queste sequenze di intermezzo che si deve valutare la qualità di Strider. Qui, come vedete, c'è l'aliasing, le texture non sono bellissime. Tuttavia, in movimento il gioco funziona benissimo. È molto fluido, come deve essere un titolo con questa rapidità, e abbastanza spettacolare. Come vedete, in fondo, cioè sullo sfondo dello schermo, ci sono molti dettagli che caratterizzano abbastanza bene l'ambientazione. Qui procediamo, avete visto una breve sequenza platform, niente di che, insomma, anche fra poco probabilmente ne vedremo qualcun'altra, però trattandosi sostanzialmente della prima ora di gioco, ovviamente le difficoltà non sono accentuate. Più avanti però anche le sequenze platform vengono valorizzate al meglio, insomma, sono ben integrate, ben studiate, e richiedono soprattutto di utilizzare tutte le abilità del nostro protagonista. Uno degli aspetti più riusciti della produzione è proprio questa sua capacità di mettere sempre alla prova il giocatore, ovvero quando viene recuperata una nuova abilità, questa si configura subito come fondamentale per procedere ed andare avanti. Quindi non è che si può, il gioco non è statico, insomma, non resta sempre uguale a se stesso, ma anzi si evolve in maniera abbastanza vistosa e richiede sempre di stare sull'attenti, di imparare ad utilizzare tutte le caratteristiche. C'è ad esempio un'abilità che si chiama catapulta al plasma, che ci permette di effettuare un piccolo teletrasporto e di allungare la traiettoria dei salti, e questa è una delle abilità più utilizzate, insomma, nel prosieguo dell'avventura. Vediamo se qui riusciamo ad andare avanti. Bene. Quella che vedete qui è una nuova sezione platform, di nuovo, insomma, niente di particolarmente impegnativo, però almeno è giusto perché così capiate che l'anima action del titolo è spesso e volentieri intervallata a momenti che sono invece più legati all'esplorazione. Ci stiamo avvicinando intanto al secondo e ultimo boss di questa sequenza giocata. Citiamo che uno dei difetti che per noi, insomma, uno dei difetti della produzione per noi è stato il comparto sonoro, che non ci ha colpito in maniera particolare. Ora, qua avanti, ecco, dovrebbe esserci finalmente lo scontro. Eccoci, con la seconda delle Guerriere del Vento. Vi facciamo vedere anche questa boss fight, abbastanza rapida e compulsiva anche questa qua. Qui dobbiamo schivare gli attacchi. Ci ha preso il tempo. Eccoci. Bene, e adesso ecco che ritorna la sorella che abbiamo sconfitto, che avevamo già sconfitto, ma insomma sappiamo tutti che i ninja sono duri a morire. Successivamente dovremo batterle insieme. Ah, ecco, una cosa che possiamo farvi vedere è la mossa speciale. Quella che abbiamo recuperato, quel volo dell'aquila che abbiamo recuperato prima, ci permette, ecco,
può essere utilizzato anche in combattimento. È quello che vi dicevo prima, ovvero che tutte le abilità hanno una loro utilità duplice, cioè servono sia nelle fasi più spiccatamente action che quando invece bisogna esplorare l'ambiente di gioco. Ecco, qui abbiamo mancato il bersaglio. Ci stanno facendo un po' male. Purtroppo parlare e combattere non è allo stesso tempo, non è il massimo della vita. E forse sono scarso, non lo so, ditemi voi. Ecco, una è andata e quindi direi che adesso con abbastanza facilità ci prendiamo cura anche dell'ultima. L'abilità speciale che sblocchiamo una volta uccisa ucciso questo nemico è il doppio salto, indispensabile insomma in un titolo del genere, che già aumenta di parecchio la profondità delle fasi platform. Proseguiamo giusto, ecco, qualche altro minuto per prima di concludere il nostro live per tirare le somme. Come potete leggere appunto nella recensione, il titolo a me è piaciuto parecchio, l'ho trovato un titolo ben sviluppato, longevo, interessante, una proposta un po' diversa, cioè non diversa dal solito perché è molto classico diciamo nell'impostazione, però ecco diversa da quella che è la proposta attuale del mercato, almeno ha una sua estetica particolare, molto ben riuscita, ha un suo stile di gioco che non è mai statico e anzi nel corso delle 10 ore necessarie al completamento dell'avventura cambia notevolmente e quindi tiene sempre sull'attenti, insomma è molto stimolante, arrivare alla fine è veramente un piacere perché si viene c'è sempre la curiosità di scoprire quello che c'è dopo, quale sarà il nuovo potenziamento e quali saranno i boss magari a volte un po' assurdi con cui il team di sviluppo ha condito le ambientazioni, diciamo così. L'unica nota un po' negativa, diciamo, è un comparto sonoro non eccezionale, sicuramente non all'altezza dell'originale. Sentitevi, se non l'avete mai fatto, sentitevi i MIDI, le tracce, insomma, audio dello Strider del 1989, perché sono veramente interessanti. Il prezzo è di 14,99, come vi ho già detto, quindi direi che più che appropriato all'offerta ludica del prodotto, cosa che non sempre insomma succede nemmeno con i titoli AAA. Quindi gioco straconsigliato, prendetelo senza remore e io spero di avervi insomma con questo live gameplay fatto capire un attimo quelle che sono le caratteristiche del prodotto, ma vi ripeto, se avete ancora dubbi, perplessità, curiosità, potete lasciare un commento e cercherò di rispondervi il più presto possibile. Intanto, se volete, iscrivetevi al nostro canale. Come sapete, insomma, da qualche tempo abbiamo iniziato a fare una serie abbastanza cospicua di live, quindi troverete veramente di tutto, titoli console, PC, digital delivery, anche titoli AAA. Quindi magari se vi è piaciuto questo live gameplay con cui ho inaugurato una serie parallela rispetto a quella che tiene il nostro prode Andrea Porta, magari un like, una condivisione o un pollice in su su YouTube. Con questo direi che possiamo fermarci qua, vi saluto e ci vediamo presto. Ciao a tutti!